Eccoci con il consueto riassunto. Benvenuti nel wrap up dei film e delle serie TV che ho visto questo mese. Come vi dissi nell'ultimo video che ho portato su questo canale, non sono tantissimi, perché appunto tra lavoro, impegni personali, voglia e via dicendo, non avevo effettivamente tanta voglia di andare a vedere dei film nuovi o cose del genere, anche se ne sono usciti diversi che sicuramente recupererò nelle calde serate nel quale non c'è nulla da fare se non morire di caldo. Mi recupererò sicuramente da qualche parte. Partirei dalle cose nuove questa volta, perché ho fatto praticamente solo rewatch. Che strano, sono mesi che faccio solo rewatch, però questo mese ho fatto molti più rewatch per comodità, perché comunque sapevo già che cosa andavo a vedere e quindi niente, era molto più comodo, molto più immediato, potevo mettere le cose in sottofondo senza perdermi nulla, quindi ecco, vabbè. Vi faccio capire, ho rewatchato però più serie che film, quindi adesso andremo a vedere piano piano questa cosa. Di cose nuove ho visto solo una serie, che non è una vera e propria serie ma una specie di reality, che è Celebrity Hunted 2. Voi vi ricordate che io avevo rewatchato già la prima stagione il mese scorso, se non mi ricordo male, perché mi era piaciuta tanto e comunque mi aveva tenuta veramente con il fiato sospeso, nonostante ci fosse del fake latente in tutta la serie. Non so se per le celebrità che hanno scelto, che non conosco così bene, che non mi appassionano chissà quanto, oppure per la dinamica di programma, che è molto più fake secondo me rispetto alla prima stagione, ma Celebrity Hunted 2 non mi sta piacendo. Io ho visto per il momento i primi 3 episodi, ma vi giuro che già dopo il primo, a differenza della prima stagione dove dopo il primo ero incollata allo schermo, nella seconda stagione ho visto il primo, ho detto vabbè, guardiamo anche gli altri, però con scarsissimissimo interesse, quindi sicuramente la finirò, perché comunque mancano 3 episodi, quindi mi sembra stupido abbandonarla così, però gli darò più avanti un'altra possibilità per valutare effettivamente se vale la pena poi una terza stagione o cose del genere. Più che altro magari ho iniziato a vederla in un mood troppo ansioso, troppo impegnato mentalmente, quindi magari è per quello, che ne so io, cioè, non ci sono io per giudicare. Invece passiamo ai rewatch. Allora, come rewatch ho rivisto 3 cartoni animati della Disney, i 3 classici Disney, che ora come ora sono legati a una persona, perché li ho rivisti insieme al mio ragazzo. Il primo di questi 3 è Bianca e Bernie. Bianca e Bernie sapete che è un cartone che mi piace tantissimo, ve l'ho detto in tanti video che parlavano delle canzoni Disney, che parlavano dei personaggi, dei classici. Quando ho fatto la classifica dei classici l'ho messo abbastanza in alto nella classifica globale dei classici Disney. È stato un bel rewatch, è un film che comunque per quanto vecchiotto mi piace particolarmente. Invece un Disney che non vedevo da tantissimo era Mucca alla riscossa. Mucca alla riscossa mi è piaciuto tanto rivederlo, l'ho rivisto in 2 tranche, è una cosa che non mi piace fare, ma ero veramente stanca quando abbiamo iniziato a vederlo. L'abbiamo abbandonato e poi ripreso un paio di giorni dopo. Mucca alla riscossa da rivalutare, ragazzi, perché secondo me non è un brutto film, è uscito purtroppo in un periodo sfigato della Disney nel quale l'interesse per i cartoni Disney era veramente latente, ma tutto sommato non è un brutto film, anzi io lo trovo piuttosto originale per l'ambientazione, per tante cose, perché se ci pensate nel mondo della Disney, dei classici Disney, è l'unico cartone ambientato nel Far West, tanto per cominciare. E poi è super tenera questa cosa delle mucche, il cattivo tutto sommato è un signor cattivo, anche se ha dei lati molto comici. C'è un po' di cringe in questo film, ma non è un cringe esagerato che ti fa dire questo è un brutto film, anzi. Infine ho rivisto in brevissimo intervallo di tempo Raya e l'ultimo drago, perché lui non l'aveva mai visto, quindi ho detto vabbè, riguardiamocelo, perché comunque la prima volta, se vi ricordate, risale a 3 mesi fa se non mi ricordo male, mi era piaciuto veramente tanto, adesso è ufficialmente uscito e quindi ce lo siamo rivisto. A lui è piaciuto moltissimo, a me è ripiaciuto moltissimo, forse anche di più della prima volta, perché la prima volta dei dettagli me li ero persi, quindi niente, io ho concluso che desidero ardentemente avere un drago, perché sono troppo teneri in quel film i draghi. Non faccio spoiler perché so che qualcuno di voi non l'ha ancora visto, ma comunque è un gran film, quindi guardatelo. Invece il rewatch di serie TV, che è una cosa molto molto insolita per me,
da fare in maniera mastiva più che con i film. Ovviamente ho proseguito con il rewatch di Streghe, ma solo all'inizio del mese di giugno, dopodiché l'ho abbandonata per un attimo, magari la riprenderò quest'estate, però al momento l'ho interrotta perché cominciava ad annoiarmi, non c'era più l'hype iniziale, quindi boh, cioè, sicuramente la riprendo, ma non ora. Infine, ho iniziato a rivedere una serie perché c'erano le mie allieve, quelle di 14-15 anni, che uscendo da scuola di danza continuavano a parlare di questa serie che è stata una delle mie serie della post-adolescenza, quindi insomma io me la sono vista, se non mi ricordo male, intorno ai 20 anni. Una serie che però è piuttosto vecchia, cioè è una serie degli anni 90, che però io mi sono vista quando avevo già 20 anni e ho compreso in realtà molto di più di quanto avrei compreso quando avevo l'età dei protagonisti. Quindi l'ero vista, l'avevo apprezzata tantissimo e adesso queste ragazze l'hanno riscoperta ulteriormente e la stanno guardando o l'hanno già vista. Mi è venuta voglia di dargli un'altra possibilità, pensando inizialmente, ma sì, è una stupidata, sarà una stupidata, adesso non mi piacerà più. E invece no. Niente, mi sono già visto i primi 5 episodi della prima stagione di Skins. Skins è questa serie che parla di 6 o 7 ragazzi dell'Inghilterra degli anni 90, appunto, che sono dei ragazzi un po' disadattati, nel senso che ognuno ha una personalità diversa. Questa è classica storia di 7 ragazzi tutti diversi, però che vengono da situazioni familiari abbastanza pesanti e questo causa poi in loro uno spirito di ribellione non da poco. E ci sono 3 generazioni di ragazzi, quindi non sono sempre gli stessi 7 ragazzi che crescono e vanno avanti, ma ogni 2 stagioni praticamente cambia la generazione di ragazzi e quindi diciamo che le storie continuano ad essere nuove. Quindi niente, ho iniziato a rivedere i primi 5 episodi, 5 o 6 episodi della prima stagione e niente, mi sto rinnamorando di questa serie, quindi continuerò a rewatcharla, magari alternandola con qualcos'altro. Questo è quanto, non ho desideri particolari per il prossimo mese, anche perché io voglio ben sperare di passare i prossimi 2 mesi all'aria aperta e non chiusa in casa a vedere i film. Penso che serie TV e film a livello di programma, di TBR, me li guarderò più che altro nelle stagioni autunno-inverno, quando non si può uscire. Però sicuramente guarderò qualcosa, non so cosa, se avete dei consigli fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se vi piace questo canale e tutto quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella. E se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo ovviamente domani con il wrap up e la TBR delle letture rispettivamente di giugno e di luglio. Invece ci vediamo con il prossimo wrap up di film e serie TV, ovviamente il 31 luglio, che è l'ultimo del mese. Un bacione e ci vediamo alla prossima!